Cambiare il mondo e migliorare il benessere di tutti. Questo è lo slogan comparso sul video introduttivo della mattinata di oggi e nel pomeriggio gli stati generali di ASPIS, di cui anche noi facciamo parte, saranno chiamati a dare concretezza a questo slogan. È uno slogan veramente impegnativo ma anche molto stimolante. In particolare al CSR Manager Network è stato dato il compito di proporre azioni concrete sui temi della formazione, informazione e comunicazione. Lanceremo delle suggestioni per quanto riguarda la formazione a livello universitario, quindi con ad esempio la costituzione di una commissione università che abbia il compito di elaborare in primo luogo un syllabus, cioè una sorta di suggerimento per i docenti che volessero poi accingersi ad insegnare queste tematiche all'interno delle università. A livello post-universitario avremmo pensato sia a dei corsi standard che a delle video lezioni brevi con una sorta di meccanismo che stimoli i 160 aderenti ad ASVIS a fare una sorta di battaglia tra di loro, battaglia positiva, perché vincerebbe chi è l'aderente che ha ottenuto il maggior numero di accessi a queste video lezioni. A livello di formazione penseremo ad istituire un pool di SDGs Ambassador per conto di ASVIS, che hanno il compito appunto di fungere da referenti per chiunque necessiti di chiarimenti, informazioni più approfondite sui temi degli SDGs e sull'agenda 2030. E poi non trascureremo neanche la formazione a livello di scuola primaria e secondaria. Le Nazioni Unite hanno lanciato un gioco molto carino che si presta per questo scopo, si chiama Go Goals, e l'idea era di proporlo anche agli aderenti per iniziare a contaminare i nostri piccoli. E infine comunicazione. Comunicazione sarebbe stimolante, utile che i grandi media si occupassero stabilmente, dedicando delle rubriche ad hoc di temi di sostenibilità e di SDGs, quindi potremmo pensare a un media partners con un gruppo editoriale che ha delle testate rivolte al management. E poi magari per stimolare la comunicazione, dando visibilità a chi ha meno opportunità di comparire sui grandi media nazionali, avremmo pensato a un concorso di video dedicato alle PMI, alle non profit e a quanti vogliano dare il proprio contributo per cambiare il mondo e migliorare il benessere di tutti.